Protestano gli agricoltori del Belice contro la crisi che ha investito il settore. Agricoltori e imprenditori di Santa Margherita e dei paesi limitrofi si sono dati appuntamento nei pressi di Piazza Matteotti per una protesta che si protrarrà fino a stasera. Sin dalle 6 di stamattina i trattori si sono concentrati davanti ai circoli culturali del paese, a pochi metri dal Palazzo del Gattopardo, per culminare proprio nell'assemblea presso il Teatro Sant'Alessandro, dove sarà stilato un documento da inviare ai rappresentanti politici regionali e nazionali che, a detta degli agricoltori, hanno dimenticato le sorti dell'agricoltura. A sostenere l'iniziativa nata spontaneamente anche l'amministrazione comunale di Santa Margherita, con in testa il primo cittadino Franco Valenti. Allora, il portavoce dell'iniziativa, diciamo, Movimento Spontaneo. Movimento Spontaneo degli agricoltori. Chiesto, qual è la motivazione di questa protesta? La motivazione di questa protesta è l'enorme disagio, il grave disagio, il profondo disagio che sta attraversando l'agricoltura nazionale, ma in modo particolare la nostra agricoltura siciliana. Quindi questo movimento spontaneo, che non ha nessun colore politico, non abbiamo coinvolto le organizzazioni di categoria, è un movimento che è nato proprio dalla disperazione degli agricoltori e degli imprenditori agricoli di Santa Margherita e del Belice, e con la piena collaborazione e solidarietà da parte dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco, e per portare avanti questa manifestazione, una protesta democratica per chiedere ai governi nazionali e regionali che si cominciano a muovere per cercare di evitare questa grave crisi. La grave crisi da che cosa è data? Il simbolo dell'agricoltura qual è? Il grano. Il grano ora già c'è un prezzo di mercato che è al di sotto di 20 centesimi, si parla di 18 centesimi, e fra 20 giorni si deve andare a trebbiare, dove un chilo di grano ci costa come spese vive da 22 a 23 centesimi. Quindi produciamo sotto costo. Tutto il settore vitivinicolo che è pure in crisi, le cantine che non riescono più a competere con la concorrenza del vino che viene da paesi extracomunitari, una situazione di infrastrutture collegate all'agricoltura, e parlo io di tutta la rete stradale, provinciale e regionale, che non esiste più, non esistono più strade. C'è una situazione che in campagna, nelle aziende, non si può accedere più nemmeno con i trattori, dovremmo andare forse con i muli, come si faceva con i carretti 70 anni, 80 anni fa.